verranno monitorati grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Firmato questa mattina a Torre del Greco, nella sala dei Guevara del plesso Bottazzi, il protocollo d'intesa tra l'ASL Napoli 3 Sud e l'ospedale Cutugno per la gestione dei pazienti post-Covid. E questo è l'obiettivo del progetto Telemaco. Ai microfoni di TV City il direttore generale dell'azienda sanitaria Gennaro Sosto e Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'azienda dei Colli per l'ospedale Cutugno, illustrano nei dettagli come si attiverà il progetto, facendo il punto anche sulla campagna vaccinale in corso e sulla situazione delle strutture ospedaliere. Non manca l'appello a non abbassare la guardia. L'idea è quella di riuscire a monitorare una serie di pazienti che verranno individuati secondo un'apposita scrematura da parte dei nostri tecnici, da parte dei nostri specialisti, e individuare quelle categorie di pazienti che potrebbero avere nella fase post-Covid delle ripercussioni. Noi da nostra parte mettiamo a disposizione i pazienti che sono stati individuati, che hanno acquisito il Covid e che potrebbero avere delle ripercussioni, li monitoriamo con delle tecnologie di ultima generazione e l'aiuto, oltre che ai nostri medici, ce lo darà il Cutugno nell'esaminare e nel diagnosticare questa tipologia di effetti collaterali, effetti a lungo termine, capirne la ratio e cercare di gestirli nel miglior modo possibile. Cosa lascia il Covid? Beh, gli effetti sono di vario genere. In alcuni casi è stato rilevato dalle evidenze che stiamo avendo gli effetti di stanchezza, gli effetti di indolenzimento muscolare, effetti emicranie, una serie di patologie, anche di difficoltà respiratorie, che si manifestano per più settimane e in alcuni casi per più mesi. In queste ore si registra un calo dei contagi, ma a che punto siamo con la campagna vaccinale? Contagi, per fortuna abbiamo un calo, non abbiamo ancora una fase di stabilità, quindi dobbiamo fare massima attenzione in questa fase proprio per evitare che ci siano delle recrudescenze, che si ripresentino dei contagi, e avremo delle settimane ancora non facili, quindi massima attenzione a tutta la popolazione, chiediamo davvero di resistere ancora e di non inficiare il grande sforzo che abbiamo fatto negli ultimi mesi. E per quanto riguarda la nostra ASL, ormai siamo sulla soglia delle 6.500 vaccinazioni giorno, l'ambizione è arrivare già nella prima decade, 15 giorni di maggio, intorno ai 7.500, anche 8.000, abbiamo già oltre 23-25 centri vaccinali in apertura, contiamo di arrivare a 30 sedi vaccinali nella prima quindicina di maggio. Ci arrivano tuttavia segnalazioni di over 80 anche qui nella città di Torre del Greco che ancora devono avere la prima dose, come mai? Le convocazioni per gli over 80 aderenti, da quanto risultano dai nostri dati sulle piattaforme, sono praticamente 99%, quindi siamo praticamente alla coda. Il percorso dei non deambulanti, che sono i domiciliari, lo dicevamo già con altri suoi colleghi in altre battute, è più complesso oggettivamente. Andare a casa con un team costituito da un medico, un infermiere, un operatore sociosanitario consente di fare 10, 11, quando siamo bravissimi 20 inoculazioni. Siamo alla coda anche nei non deambulanti, abbiamo già fatto anche oltre il 60-65% dei non deambulanti, contiamo questa ultima fetta di persone con un rafforzamento ulteriore che ci vedrà con 30 squadre presenti sul territorio di completarlo entro la fine del mese, massimo i primi del mese di maggio. Una sinergia bellissima dove noi come ospedale Cutugno e quindi come azienda dei Colli mettiamo a disposizione della Napoli 3 il nostro supporto di esperienza vissuta all'interno dell'ospedale Cutugno, che come ben sapete è l'ospedale delle malattie infettive della regione Campania. Il nostro è un contributo di tipo scientifico, di tipo diciamo professionale ai colleghi che qui chiaramente si curano i pazienti anche presso il loro domicilio, quindi noi siamo a disposizione per questo e abbiamo accolto con molto molto piacere la possibilità di dare questa nostra testimonianza e questo nostro contributo. Ospedale Cutugno, struttura di eccellenza nella gestione di questa emergenza sanitaria in questo momento, qual è la situazione, ricoveri e terapia intensiva? Purtroppo siamo pieni, riusciamo a reggere alla domanda perché
chiaramente attiviamo un meccanismo di turnover molto molto accentuato, nel senso che chiaramente dimettiamo i pazienti appena dimissibili, rendendo disponibili i posti letto. Adottiamo anche un meccanismo a fisarmonica, lì dove c'è necessità aumentiamo i posti letto, però posso dire anche che noi in questo momento mettiamo a disposizione della Regione Campania, solamente come azienda dei Colli, oltre 300 posti letto. In questo momento abbiamo ancora una criticità in atto che dobbiamo assolutamente monitorare, quindi pensiamo al dopo, ma pensiamo principalmente all'oggi, mantenendo alta la guardia.